Il sapiente non è chi passa le giornate in biblioteca. No? Si può passare la giornata in biblioteca e ingurgitare libri su libri senza avere la sapienza. Allora vedete, la sapienza non è un problema di erudizione, è un problema di conoscenza di ciò che è essenziale. Che cosa dice San Tommaso al riguardo? Riprendendo anche qui Aristotele, dice chi è il sapiente? È colui che ordina rettamente le cose e sa ben governarle. Ordina rettamente le cose e sa ben governarle. Allora, un bravo padre di famiglia è un uomo sapiente. Un bravo padre di famiglia è un uomo sapiente, certamente. Sapiente nel senso classico, nel senso proprio del termine, ordina rettamente le cose e sa ben governarle. Tante volte troviamo nei testi di San Tommaso questa espressione che è anche aristotelica, anzi è aristotelica prima ancora che tomistica. Sapientis est ordinare, è proprio del sapiente ordinare. Il sapiente è l'uomo dell'ordine. Ma San Tommaso dice, ma da che cosa dipende l'ordine? L'ordine, dice San Tommaso, è la retta disposizione delle cose al fine. La retta disposizione delle cose al fine. E allora l'ordine da che cosa dipende? Dal fine. Quindi attenzione, chi rifiuta il fine o esclude il fine, e attenzione, il fine è escluso tutte le volte che il fine è assimilato al mezzo. O che il fine è messo tra parentesi. Dunque, chi esclude il fine ovviamente deve escludere l'ordine. Potrà tutto al più ammettere qualche forma di organizzazione, che non è l'ordine. L'ordine è ben altro dall'organizzazione. Dunque, regola dell'ordine è il fine. E che cos'è il fine? È il bene di ogni cosa. Dire fine e dire bene è la stessa cosa. Il fine autentico è un bene. E il bene in quanto tale è fine. E quindi in quanto tale attrae. E allora, chi è sapiente nel senso potremmo dire eminente, nel senso più alto, nel senso più forte? Sapiente è colui il quale considera che cosa? Il principio primo di tutte le cose e il fine ultimo di tutte le cose. Quindi il vero sapiente è colui il quale conosce Dio.